E la fiducia è uno di quei valori che non si vedono al microscopio. E quindi potrebbe anche uscire fuori dell'ambito strettamente scientifico. In realtà è scienza anche quella. Conoscere questo concetto, conoscere l'importanza di questo concetto, entra in una scienza allargata. Allora, io per esperienza, che cosa ho imparato sulla fiducia? Per esperienza ho imparato che ho fiducia o vedo che altri hanno fiducia delle persone che sono ben disposte ad aiutarle. È una cosa molto semplice. Se vedo che una persona è ben disposta nei miei confronti ad aiutarmi, la mia fiducia nei suoi confronti cresce notevolmente. E lo vediamo nell'ambito dei bambini. I bambini, se sono veramente soddisfatti dei loro bisogni da parte dei genitori, hanno una fiducia grandissima, anzi rispondono in maniera anche raddoppiata, diciamo, molto maggiore di quello che hanno avuto, ed è una reazione normale. Lo stesso lo osserviamo, per esempio, con gli animali. Se abbiamo animali domestici e noi soddisfiamo i loro bisogni di alimentazione, di affetto, ci rispondono con una grande fiducia. Anzi, devo dire, io dagli animali ho imparato moltissimo. Molte cose l'ho fatta alla rovescia. Diciamo, io prima ho imparato a usare il trapano sulle ossa, sulle persone, e poi ho imparato a usare il trapano sul legno e sul ferro. E ha dato un po' la rovescia, così anche in questo caso qua. Io ho imparato ad amare gli animali quando ormai da qualche anno, perché prima ero di quella classe di persone che da piccolo abbiamo un po' perseguitato i cani, i gatti, perché si giocava così, quella era la cultura di allora. Invece ho scoperto tutto questo mondo che è fondato proprio sulla fiducia, sulla stima. Anzi, ho imparato dagli animali, per esempio, quanto veramente loro hanno fiducia in te se tu veramente, c'è una parola che si usa nel gergo nostro, se tu li governi bene. Ma governare l'animale non significa metterlo a bacchetta che l'animale subito scappa via, non viene più. Governare vuol dire soddisfare i suoi reali bisogni. Questo dovrebbe essere il governare dei politici. Ma quelli l'hanno capita alla rovescia, governare per proprio guadagno. Quindi dicevo, la fiducia è un termine difficile che va spesso oltre quello strettamente legato alla scienza, così come intesa oggi. Allora, come mi collego ora io al mondo strettamente scientifico? Io avevo presentato due diapositive dove c'era, questa è uno schema della funzione clorofilliana, una foglia, no? E poi, a fianco a questa, vediamo, c'era quest'altra diapositiva che mostrava quello che avviene all'interno di una cellula umana. Che cosa avviene? Avvengono delle reazioni che sono strettamente collegate, come se metà reazione avvenisse nella foglia e l'altra metà avvenisse nella cellula, e tutti insieme formano una reazione unica. E questa reazione unica ci sta a dire che qualcun altro ha voluto venire incontro ai nostri bisogni. Allora, scoprendo queste cose qua, noi riusciamo a capire come veramente un essere superiore abbia creato le cose in maniera tale da soddisfare ai bisogni delle sue creature. E io un'altra cosa che ho imparato dal cane che ho, dai gatti, è il senso del rispetto con timore. Cioè, gli animali hanno una forma di rispetto timoroso, però non è paura. È un rispetto vero. E poi gli animali, mi sono accorto, che mi hanno insegnato anche ad adorare.
Cioè l'animale si mette nei tuoi confronti in un atteggiamento di adorazione. Lui si mette vicino, ama la presenza, ti guarda. Lui ha capito benissimo che sta di fronte a un essere superiore a se stesso. Lo ha capito ed è spontanea la sua reazione di rispetto e di amore. Questo me l'hanno insegnato loro. E poi ho fatto dei discorsi anche con loro, mi hanno dato anche altri consigli. Quindi allora dicevo, c'era stato in particolare il cameraman che mi ha rimproverato in maniera benevola, dice, ci metti queste formule qui, il ciclo di Krebs e il ciclo di Calvin, Benson e tutte queste formule qua che non ci capisco niente, e ci devi semplificare la reazione. Allora, ho perso un'ora di sonno e ho semplificato la reazione perché poi ho tirato fuori una reazione che non c'è su nessun libro. Allora a questo punto metto il copyright per dire questo non c'è da nessuna parte. Allora, qual è questa reazione? Da un lato abbiamo 6 molecole di acqua, va bene? Dall'altro lato abbiamo una molecola di glucosio. Sappiamo glucosio, lo zucchero, quello che noi troviamo nella pera, nella mela, negli amidi e così via. Allora, che cosa avviene? In maniera molto semplice, questo sintetizza tutte le reazioni complesse, lunghe, di cui una parte mostrava prima. Alla fine, la somma di tutte le somme è questa. Da un lato c'è l'acqua ed è quell'acqua che noi mettiamo nel terreno per alimentare, per far crescere la pianta. Quindi da un lato c'è l'acqua che passa nella foglia, dall'altro lato c'è questo glucosio che poi alla fine, dopo tanti passaggi, arriva nel nostro stomaco e arriva nelle nostre cellule. Allora, che cosa succede tra l'uno e l'altro? È come un pendolo. Allora, immaginiamo questa reazione come se fosse un pendolo. Vedete, ci ho messo due frecce, una che va da un lato, una che va dall'altro lato, è come un pendolo. Andiamo da un estremo all'altro estremo. A un estremo c'è il glucosio, all'altro estremo c'è l'acqua. In mezzo, tra i due, c'è l'ossigeno e l'anidride carbonica. L'ossigeno è nell'aria, l'anidride carbonica è nell'aria. Questo ossigeno, questa anidride carbonica, entrano e escono, però alla fine non stanno lì, stanno nell'aria. Nella pratica, l'ossigeno e l'anidride carbonica sono nell'aria, l'acqua è lì come acqua e il glucosio sta lì. Va bene? Questo è tutto. In tutto questo movimento pendolare, cioè l'acqua diventa glucosio diventa acqua, grazie a tutti i meccanismi presenti nella pianta e nell'uomo, tutto questo è possibile perché il sole manda l'energia per avviare. È come dire una forza che prende l'acqua dal pozzo e la porta su. Quindi questa energia serve a avviare la reazione da destra a sinistra. Quando poi la reazione si inverte, quell'energia che era stata incamerata, che era un'energia luminosa, viene ceduta sotto forma di energia chimica che si formano 30 molecole di ATP. L'energia chimica è l'energia che usa la pianta, che usa l'uomo, ed è l'energia che permette di fare tutto, di fabbricare altri tipi di molecole, le proteine, di fabbricare i grassi, eccetera, di crescere. Quindi quell'energia è quella che è utile per la persona. La persona non sa utilizzare l'energia solare per crescere. Deve utilizzare per forza quell'energia chimica che è l'ATP. E tutto questo per questa semplice reazione, per questo semplice pendolo, e questo è veramente venire incontro all'uomo. L'uomo da solo, senza questo pendolo, non può vivere, non può sopravvivere. Ci vuole questo pendolo. E questo pendolo è il cibo che io do al gatto e al cane. E il pendolo.
Bene, e qui vedete, questo è uno del DNA che ha immagazzinato tutte le informazioni necessarie, perché questi sono i cromosomi. Ecco qui, qui c'è un altro ciclo. Lo sapete, il ciclo dell'acqua, l'acqua che dal mare viene portata su nell'aria, grazie all'energia solare la porta su, nuvole, dalle nuvole che vanno in alto scaricano l'acqua sulle montagne e poi per gravità l'acqua scende giù. E questo è un altro circolo, anche qui si può vedere un movimento pendolare anche qui, ma quello che permette questo movimento continuo è l'apporto di energia da parte del Sole. E bisogna sempre andare a cercare perché questo avviene, c'è qualcosa che viene aggiunta. Ecco qui l'altalena, il bambino oscilla sull'altalena, però c'è dietro qualcuno che ogni tanto dà la spinta e quindi va e viene. Qui una cosa strana che io mi è molto chiara, quando hanno voluto mettere degli scienziati in campo questa teoria dell'evoluzionismo, hanno detto che esiste questa forza, questa energia che si sviluppa sempre, però qui manca questa funzione di pendolo e questa forza esterna che deve avviare e mantenere la vita, perché secondo la teoria dell'evoluzione questa energia è un'energia che è propria della materia, praticamente la materia da sola sarebbe in grado di creare la vita e di automantenersi. E sarebbe come dire che il pendolo da solo inizia a muoversi e da solo si mantiene per sempre in movimento. È un illogico sul quale potrei parlare di più, però non c'è tempo, ma non esiste. E noi possiamo guardare l'universo e rimanere stupiti della grandezza e della magnificenza dell'universo, però più grande e più magnifico dell'universo siamo noi. Allora, molte volte gli scienziati ci fanno quasi credere che il più grande di tutto è l'universo. Sì, l'universo è grande, ma l'uomo è molto più grande dell'universo, perché l'uomo è capace di avere coscienza dell'universo e di fare delle scelte che l'universo non può fare. L'universo è un meccanismo meccanico, meccanicistico. Quindi in questo, ecco qui i miei gatti, io quando mi sono messo a lavorare su degli attrezzi che ho creato, poi con loro ragionavano e dicevo, beh, allora che vi pare, abbiamo fatto un buon lavoro. E loro l'hanno osservato, no? Hanno guardato, uno mi ha detto, ma che cosa hai fatto? Hai sbagliato tutto, hai sbagliato le misure. E così, diciamo, c'era un buon rapporto di fiducia. Ecco perché la fiducia è molto importante. La fiducia è molto importante perché ci fa vivere bene ed è contro lo stress di cui abbiamo parlato all'inizio. È un altro mezzo potentissimo per staccarsi da questo stress che ci logora. Bene, grazie a tutti.